Ciao, buongiorno. Buongiorno, Ciao. ciao. Aspetta, come stai? Benissimo, grazie, grazie di essere qua perché mi dai l'opportunità di proseguire un inizio che abbiamo cominciato. Abbiamo iniziato con una diretta, ha avuto riscontro positivo. Buongiorno a tutti. Ha avuto successo e abbiamo deciso di proseguire sia qua da me che da te. E sono molto contenta che i contenuti che vengono creati sono utili, possono ispirare, motivare e offrire strumenti e soluzioni concreti a problemi, domande concreti. Elaine, grazie di essere qua. Ti passo la parola, presentati perché abbiamo il pubblico nuovo, presentati in due o tre parole e poi iniziamo. Grazie, grazie mille Tatiana, grazie dell'invito. Già, mi è arrivata la frecciatina, presentati in due parole perché sai che sennò io vado via e non torno più, comincio a parlare. Sì, mi presento, sono Elaine Barbosa, sono una fitness trainer e una mental coach. E io mi occupo di aiutare le donne a diventare toniche e snella in 20 minuti a casa loro. E, appunto, sono molto contenta e orgogliosa e eccitata di Sono felice, felice, dai, non so, ti prendo la parola un attimo perché è una sfida, anche il tema, il titolo della diretta di oggi, ma allo stesso tempo è completamente argomentabile con la tua diretta esperienza e con la diretta esperienza delle tue clienti, delle donne che si affidano a te. Io spesso trovo da te programmi short, come piacciono a noi donne, molto concentrati, efficaci e che portano l'applicazione, il tempo e l'investimento porta costantemente, parleremo anche di questo, poco tempo, tutti i giorni, ma 20 minuti. 20 minuti, sì. esattamente, sì. Parto con la prima domanda Vai. e voglio, sì, voglio, o come la bambina, ma funziona molto a livello mentale, ma anche a livello energetico, dà una vibrazione differente questo verbo. Voglio essere tonica già quest'estate. Già quest'estate. Che cos'è la tonicità? Partiamo dalla base perché credo, e vorrei confrontarmi con te qua in diretta, ci deve essere un perché, oltre che capire cos'è essere toniche, ma il perché. Sono due domande praticamente in una. Che cos'è che può spingere, motivare una donna ad iscriversi ad un corso online, a voler praticare 20 minuti al giorno di attività concentrata, studiata, molto efficace, per un periodo anche a termine, non so, 2 o 3 mesi? Che cos'è che la spinge? Ma prima di allora, che cos'è? Cosa significa per te che tu direttamente lavori con questo tema quotidianamente, essere tonici? Ma che bella domanda! Non me l'aspettavo, sono sincera, perché parliamo sempre di essere toniche, 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 ma non andiamo mai nello specifico a dire che cosa vuol dire di preciso essere tonica. Allora, un muscolo per essere tonico, Tati, deve ricevere una certa quantità di stimoli una certa quantità di volte. Qua, man mano che lui riceve stimoli, che deve essere un pochino più forte di quello, man mano che diventi più allenata, diventerai più tonica. Per cui inizialmente lo stimolo deve essere in base un po' anche all'allenamento che hai, all'allenamento che hai, quanto sei allenata. E man mano che dai un stimolo che cresce nel tempo, il tuo muscolo diventa più tonico e più forte. Perché? Perché il muscolo cosa dice? Ok, questa donna prima non faceva niente o mi dava uno stimolo debole, adesso mi sta dando uno stimolo più forte, io devo diventare più forte, più tonico. E man mano che il muscolo riceve questo giusto
stimolo, lui diventa, cresce, diventa più forte, più tonico e addirittura, pensa, un muscolo più tonico pesa più del grasso. Per cui cosa succede? Lui diventa più bello, più forte, no? E va a pesare anche più del grasso. E a volte mi capitano che delle donne arrivano da me a fare allenamento e mi dicono: Elaine, io non sto dimagrendo. E inizialmente questa cosa può succedere perché? Perché il tuo muscolo diventando più tonico e più forte, anche se tu vai a consumare grasso, anche se in realtà stai smaltendo grasso, stai diminuendo il tuo percentuale di grasso corporeo, un muscolo più pesante ti può far sì che il tuo corpo per un certo periodo mantenga il peso. Ok, all'inizio potrebbe essere che tu mantenga il tuo peso e poi man mano che vai avanti cominci sì a smaltire anche il grasso, anche nel tempo. Ed è questa cosa è molto bella perché diventa anche un muscolo più flessibile, sei più agile, ti muovi meglio perché hai dato le condizioni al tuo fisico di reagire. E pensa che anche quando fai un allenamento per avere un muscolo più tonico, io dico sempre alle mie allieve, spesso le donne cominciano, dico, Dio, devo perdere la pancia e cominciano a fare addominali tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, perché c'è una mentalità che crede che fare addominali tutti i giorni faccia perdere il grasso nella zona addominale. In realtà fare addominali tutti i giorni può essere anche controproducente. Perché? Perché quando io do uno stimolo al mio corpo, al mio muscolo, deve essere uno stimolo giusto, ti ho detto, e poi il muscolo ha bisogno di fare a un certo punto ha bisogno di pausa, di una pausa, perché è nella fase di riposo, mentre lui si sta riposando, è in quel momento che lui va a compensare l'esercizio fatto ad esempio il giorno prima o comunque quando ha smesso. E nella fase di compensazione, che la chiamiamo supercompensazione, è lì che lui tonifica, diventa più bello. E pensa anche che in questa fase di supercompensazione, lui per fare tutto questo lavoro utilizza come carburante il grasso, per cui tante volte le donne che non devono perdere eccessivo peso, allenandosi magari neanche tutti i giorni, ma con gli stimoli allenamento, gli stimoli giusti, un giorno sì, un giorno no, oltre a tonificare tutto il corpo, va a smaltire il grasso anche. E io dico alle mie allieve, questa cosa è magica perché non stai facendo niente, stai consumando grasso. Sono dettagli, informazioni utilissimi, molto utili. Noi non siamo a conoscenza, a livello di cultura di base, non siamo a conoscenza di questi dettagli che risultano così fondamentali per un risultato finale, per un risultato desiderato e anche oltre alle proprie aspettative. È molto interessante. Sì, perché poi tra l'altro facendo ad esempio gli addominali tutti i santi giorni gli stessi, magari se vario un po' l'esercizio può andare anche bene, ma gli stessi addominali fatti tutti i giorni potrebbe causarmi anche un sovraallenamento, capito? Un overtraining, che poi non mi dà quel beneficio vero che io volevo. Per cui io nei miei allenamenti ogni giorno, ad esempio, per quelle donne che devono perdere tanto peso, io gli dico: Ok, andiamo a dare questa botta di vita al tuo metabolismo tutti i giorni, ma tutti i giorni con degli allenamenti diversi, esercizi diversi, per andare a tonificare bene il corpo e contemporaneamente anche smaltire il grasso esistente. Diventa anche molto utile superare quel momento quando subentra la motivazione, demotivazione, quando iniziamo ad arrivare ad un momento di sovraaffaticamento. Quando arriva quel momento, lì tantissime potrebbero demotivarsi e non andare. Invece la tua modalità, perché io apprezzo moltissimo il tuo metodo di lavoro, il tuo approccio e come integri tu la diversità, la conseguenza, ma spiegando, cioè questa spiegazione veramente mi fa, a livello di consapevolezza, capire, mi rilasso, seguo il programma,
ottimista e sicura, perché anche questa, la forza mentale è fondamentale per poter raggiungere non solo un risultato, la qualità di un risultato, cioè tutti vogliamo la qualità, non semplicemente dei risultati. E più delle volte la demotivazione quando avviene? Quando avviene un affaticamento, un momento di noia, la stessa ripetizione a volte può creare questi sintomi, diciamo. Nel tuo caso, la diversità, oltre che ha un suo perché appena spiegato benissimo da te, ma a livello mentale dà anche una spinta, una motivazione, una curiosità di poter progredire, di poter avanzare. Mi piace anche questo aspetto, lo trovo molto utile. Bello, infatti tu adesso hai tirato fuori l'aspetto mentale ed è così. L'altro giorno io ho fatto una live dove spiegavo alle mie allieve come rimanere toniche e snella, come dimagrire e rimanere toniche e snella per sempre. E ci sono tre pilastri che sarebbe quello mentale che gioca un ruolo gigantesco in questo rimanere in forma per sempre, quello dell'allenamento, della tonificazione, allenarsi e ovviamente poi anche quello dell'alimentazione, perché sono tre cose fondamentali se io voglio rimanere tonica e snella non solo tra un mese, ma per il resto della mia vita. È tutto un insieme di atteggiamento mentale, di allenamento, perché anche se io non faccio l'allenamento giusto, nel modo giusto, non ottengo i risultati che vorrei e poi mi riporto a una demotivazione e dico vabbè, ho già fatto di tutto, no, niente funziona. Ed è proprio così come dici tu, c'è l'aspetto mentale e queste altre due cose che è importantissimo mettere insieme quando io voglio raggiungere una forma fisica e mantenerla a lungo nel tempo. Cosa può spingere una persona, motivare, invogliare a voler fare questo passo, a voler? Abbiamo visto il perché e che cos'è essere toniche. Quando andremo ad elencare, e mi piacerebbe molto assieme a te, i benefici che già hai accennato, cioè la tonicità di un muscolo, se sappiamo anche il ruolo, la funzionalità di un muscolo a livello di un corpo che ci sostiene, cioè è un ruolo, cioè una funzione importantissima. Già questo può essere un grande perché io desidero poter essere tonica, non solo l'aspetto esterno, che qua è importante per tutte noi Aspetta, donne. ti fermo subito e te lo dico già, due motivi importantissimi per cui tu dovresti avere glutei super sodi così, super, i glutei, adesso non lo dico io, lo dico le mie allievi, glutei alla brasiliana, ma io, anche le russe hanno dei glutei bellissimi, per cui questi glutei super tonici, anche degli addominali tonici, sono importantissimi a livello di salute. Perché quando io ho un sedere bello sodo, mi sostiene anche la schiena, io ho meno mal di schiena. Quando io lavoro, ho i glutei e addominali che mi sostengono tutti i movimenti che faccio, quando vado giù e torno su, le mie gambe toniche, tutta la mia schiena è libera di non subire la pressione perché ho dei muscoli che mi reggono. Per cui avere proprio i muscoli tonici, che uno dice, vabbè, no, io lavoro i glutei solo perché voglio avere un bel sedere, che è un'ottima cosa, sputaci sopra avere un bel sedere. No, per carità, va benissimo avere un bel sedere. Guarda, Marinella dice esattamente. Ma è così, quando tu hai le gambe toniche, soprattutto glutei e addominali, ti danno un sostegno alla schiena, per cui puoi fare dei movimenti anche all'improvviso, andare su e giù. Io ho delle allieve che mi dicevano, Elaine, sai, io salivo le scale, arrivavo su alla fine per rientrare in casa e mi faceva male le gambe, la schiena e di qua e di là. Adesso non è più così, ma tutto perché c'è stato un lavoro generale di tonificazione, di fiato e questo è uno dei motivi per cui ne vale veramente la pena di avere un fisico tonico. Abbiamo ragazze che dicono il vero, a proposito di ciò che dice, quanto poi sostiene la nostra schiena un muscolo tonico.
Marinela, la stessa cosa che dico anch'io, solo che faccio lezioni in rumeno. Sì, abbiamo un international qua, il gruppo. Immagino che tu, Marinela, capisca quello che dico io e quello che dice la mia carissima ospite Elaine, visto che ci rispondi e parli più lingue. Quindi ci sono corsi online anche in italiano, se dovesse essere utile e interessante, qualcuno volesse, andate a vedere che cosa fa. Ha un sacco di programmi, un sacco di video, un sacco di materiale, tantissimo, che parla già, che parla con, oltre che tu parli e spieghi durante, è meraviglioso, abbini la formazione e mostri anche esattamente come, in che modo. Ma allo stesso tempo avete modo di vedere e di capire bene. Quindi il grande perché riuscire veramente a rendere proprio il pensiero che non è solo salute, scusate la bellezza, ma è prima di tutto la salute. Quando un corpo devo iscrivermi nel tuo canale. Sì, che bello, benissimo. Un corpo tonico è un corpo sano, è un corpo che mi può condurre, dure, fare ciò che desidero, perché ho anche altri desideri, oltre che ed essere tonica. Il corpo tonico, il corpo sano, il corpo forte mi può permettere con piacere poter raggiungere altri obiettivi nella nostra vita. E un'altra cosa, restando su il perché. Che cos'altro può invogliare una persona, grazie a te Valeria, che cos'è che può invogliare una persona a voler essere tonica già quest'estate? Grazie. Cos'altro? Sì. Partendo dal presupposto che ci sono veramente tanti benefici a livello di salute, ad esempio, un altro che avrei potuto dirtelo prima, che noi donne ci teniamo tantissimo, è sempre la questione della pancia, no? Questi addominali a volte sono in fuori e ci sono degli allenamenti fatti apposta per tonificare la zona addominale. Senza andare a fare una spinta sul pavimento pelvico, ma ritorno su questo argomento tra un minuto. Una cosa semplicissima: quando io ho i muscoli dei dorsali tonici, quando io ho la schiena, i muscoli della schiena tonici, i dorsali, io ad esempio sono più dritta con la schiena, migliora tantissimo la mia postura. E sai, Tatiana, quando noi diciamo noi da coach sappiamo che una donna che ha una postura, anche un uomo ovviamente, che ha una postura dritta, si presenta in modo migliore nella vita, in modo più vincente. Ha più possibilità di riuscire quando ha la schiena dritta, una bella postura. E questo a livello un po' mentale, è importantissimo anche avere nella vita, essere riuscita. Noi sappiamo che una persona che si presenta così nella vita può avere un risultato diverso da una che si presenta con la schiena bella dritta. Per cui anche avere dei muscoli tonici è tutta una roba. Anche la mia autostima quando io sono più dritta è diversa. E andando da qua, gli addominali, quando io sono piegati in avanti, in automatico anche i miei visceri, la pancia si gonfia un pochino di più. Per cui anche lì, questa tonicità dei dorsali che raddrizza la mia schiena, immediatamente in automatico anche la muscolatura dell'addome rientra. Quindi a volte esistono delle donne, non è così per tutte, ma esistono anche donne che sono magre e che hanno questa pancetta in fuori che uno dice: ma perché ha la pancia? Una donna magra non ha un percentuale di grasso alto e ha questa pancia. Alcune volte è anche una questione di postura. Io quando mi piego in avanti la mia pancia viene fuori, per cui già raddrizzando la schiena io vado a avere degli addominali migliore, più la pancia o meno pancia. E questo può essere anche lì uno dei motivi per il quale ogni parte del mio corpo che io vado a tonificare mi causa un beneficio. Mi causa un beneficio, tonifico i dorsali, mi raddrizzo la schiena, migliora la mia autostima, la mia postura nel confronti della vita, mi rientra la pancia. Ci sono tantissime cose.
Se io ho tanti chili da perdere e io ho un traguardo enorme da raggiungere, è chiaro che io non posso pretendere di essere già in forma ad agosto, in piena forma ad agosto, perché probabilmente ci ho messo 4, 5, tanti anni per arrivare a questa forma enorme che io sono adesso. Io gli dico, dobbiamo partire, fare le cose nel tempo anche del tuo corpo. Ci hai messo 9 anni, sei rimasto 9 anni con 10 kg in più. Adesso aspetta, magari avrai bisogno di qualche mese per perdere quei chili, mantenere quei chili, perché non basta solo perdere, il tuo corpo deve anche prendere l'abitudine di essere un corpo più magro, perché tendenzialmente cosa succede anche? Che quando io dimagrisco, raggiungo un certo. Faccio ad esempio, metto le persone che fanno la dieta, no? Fanno una dieta pazzesca, un mese, perdono 10 kg, anche 8, e poi dicono, ok, ho fatto la dieta e basta. Il mese. Poi è stata una dieta drastica, una roba tendenzialmente insostenibile nel tempo, che non diventa un stile di vita, ma diventa giusto quella roba urgente da fare subito. Che cosa succede? Che dopo riprende quei chili con interesse perché neanche il suo corpo è stato abituato a mantenere quei livelli lì, ad essere magro in quel modo, e il corpo cerca di fare il possibile per ritornare come era prima. Per cui quando io perdo i miei chili, che io non so, ognuno ha un. Chi deve perdere peso deve avere la pazienza e la costanza di arrivare a quel peso e mantenere per un po'. Ed è questo il motivo per cui tante donne dicono: oh, io ho provato di tutto, ma niente ha funzionato per me. Perché arriva a un certo punto, molla il colpo. E quando il suo corpo avrebbe dovuto mantenere quel bel fisico, avrebbe dovuto resistere e ambientarsi, abituarsi, lei ha mollato il colpo ed è tornata come prima. Perché? Perché il corpo ha bisogno anche di abituarsi ad essere un corpo magro. La mente, il corpo, ha bisogno di prendere quell'abitudine di essere magra, di rimanere magra per sempre, di assumere quell'identità della persona magra. Tu sai benissimo com'è importante anche lavorare sulle identità delle persone, no? E anche nella perdita di peso, nel rimanere tonica e snella. Rientra tutto questo aspetto mentale che è importantissimo, per cui devo cambiare la mia identità, dare il tempo al mio corpo di raggiungere quel peso. Ma qui c'è una buona notizia, che man mano che io vado in quella direzione di andare verso il peso che io voglio io comincio a vedere i risultati da subito. Le mie allieve in un mese hanno già un corpo diverso, totalmente diverso, sono già più toniche. Io ho delle allieve che comunque in 2 mesi hanno perso già 7 centimetri solo nella zona addominale. Ho un'altra allieva che stavo guardando ieri sera i numeri. Lei in 6 mesi ha perso 17 centimetri sul giro, sul punto vita di pancia. Cioè, capisci che sei una donna completamente diversa? E questo succede gradualmente, per cui già all'inizio cominci a vedere i cambiamenti. Che è vero che non arrivi dopo 2 mesi e sei già magra, hai raggiunto il tuo obiettivo, se deve fare tanto. Ma cominci subito a vedere il tuo corpo più tonico, più snello. Per cui io dico, chi adesso vuole arrivare quest'estate con una forma diversa, con un corpo più tonico, è super ok. Se io inizio adesso, io sono sicura al 100% che quest'estate arrivo diversa. Ad agosto ho un fisico diverso. Wow, Elan, quanto io ti adoro, come spieghi tu, qua io sento la tua passione fin qui, ma soprattutto i dettagli che tu dai e spieghi, che non li leggi, non li vedi ovunque. Tante donne in effetti tornano al peso, forma iniziale o addirittura al peso molto maggiore di quello con quale sono partiti.
pur avendo perso anche chili importanti. Ecco il perché. Quindi quando capiamo il meccanismo, iniziamo a rispettare il nostro corpo e fare tutto in modo graduale, costante, armonioso, superando quei momenti di punti critici nei migliori dei modi. Spesso mi chiedono: ma perché mi devo affidare ad un personal trainer? Per questo, questa Esattamente. consulenza, questa conoscenza, queste cose non ci sono in palestra. O anche online senza un personal trainer, dove non Esattamente. è importante non solo perché ho cominciato con il perché. Noi quando capiamo, noi facciamo in modo consapevole, noi abbiamo pazienza nei momenti in cui bisogna pazientare, cresce l'autostima, la fiducia, la certezza di poter avere un corpo migliore sempre, giorno dopo giorno. E mi è piaciuto moltissimo il fatto che tu abbia detto che il corpo inizia ad essere diverso. È bellissimo anche, ed è vero, io quando ho cominciato dopo 2 o 3 settimane non vedevo ancora i risultati. Era quel momento in cui il muscolo iniziava a prendere peso, il corpo effettivamente cambiava, vedevo le modifiche, ma la bilancia mi diceva: Tatiana, sei ancora lì. Ed Esatto. era così demoralizzante per me. Ed ecco la spiegazione, ecco perché. Investire in un personal trainer, solo con un personal trainer di qualità professionale che trasmette conoscenze e informazioni di qualità, può aiutare ad accompagnarti fino al raggiungimento del risultato desiderato e anche migliore, perché veramente tutto è in continua trasformazione e crescita in tutti i sensi, crescita anche dal punto di vista di prendere coscienza di come funziona il nostro corpo, in che modo, con che ritmi. Presumo che ognuno poi ha il suo ritmo, il suo tempo per poter raggiungere un determinato risultato. Wow, Sì, Elaine, sono stracontenta. il corpo è proprio come hai detto te. Ti faccio un esempio. Io ho un'allieva che è arrivata da me, la Donatella, a febbraio, e io e le mie allieve andiamo a vedere quali sono i loro obiettivi, che cosa vogliono ottenere, qual è il programma adatto a loro, come funziona. E lei mi diceva: no, io voglio perdere 8 kg, voglio perdere 8 kg, voglio perdere 8 kg, e si dava questi obiettivi anche molto vicini. E io ho detto: aspetta, ma veramente tu che cosa vuoi? E lei ha detto: ma io voglio perdere la pancia. Aspetta allora, perché lei, olha, guarda, pensa un po', lei alla fine ha perso 7 centimetri di pancia, ok, sul punto vita. Ed ecco perché io con le mie allieve vado sempre a prendere anche le misure, perché lei ha perso 7 centimetri sul punto vita. Lei è piccolina, per cui tu immagina questo addome con 7 centimetri in meno, e ha perso solo 1 chilo di grasso. 1 chilo. E lei credeva che ne doveva perdere 8. Ne ha perso 1 chilo e una pancia. Lei adesso è pronta per il mare. E lei ha detto: io sono felice. Esatto. E tu, se tu non hai questa consapevolezza, passi tutto il tempo alla ricerca di perdere questi 8 kg, una vita di frustrazione, mentre in realtà il tuo obiettivo era solo perdere la pancia. Se fai gli allenamenti giusti e arrivi al tuo obiettivo, non hai bisogno di perdere 8 kg, hai bisogno di perdere quello che vuoi, di raggiungere l'addome che vuoi tu. È finita lì, il resto è solo rimanere così come sei. Capisci? Per cui Fantastico dimmi. anche questo. Mi vengono due domande. A qualsiasi età possiamo raggiungere la tonicità di un muscolo? Non so, noi donne, mi sto avvicinando a 40 anni, inizio a notare questa parte, ad esempio. Eh sì, io mi nascondo, mi camuffo bene, ma ci sono alcuni punti su quali io vorrei concentrarmi e avere dei risultati. Questa è la prima domanda. Quindi, Elaine, dimmi, l'età esiste, l'età e la work, ecco,
Vi scrivo il profilo, eccolo qua, l'ho appena inviato, di Eli. Andate a vedere sul suo profilo i video che parlano da sé e riascoltate, per chi si è appena unito, questa live per cogliere quei dettagli che da nessuna parte non potrete leggere e nessuna palestra con gli apparecchi, per quanto top, super, non siano, non potrete raggiungere quel risultato, il vostro risultato, perché Elaine ha un approccio individuale, con ciascuna fa un'analisi, un'anamnesi iniziale, da dove parte, dove vuole arrivare, perché spesso, più delle volte, come nel mio caso, solo che io lavoro a livello mentale, sembra di volere una cosa in modo anche inconsapevole, ma di fatto quando analizziamo di che cosa abbiamo bisogno risulta altro. E quando inizia ad essere allineato con i nostri veri bisogni è anche molto più motivata la persona, è molto più incentivata per poter raggiungerlo e raggiunge perché i risultati ci sono le recensioni, ci sono i clienti che parlano di lavoro e di risultati di lavoro con Eli. Quindi la domanda è, esiste un'età? Perché te lo dico? Perché siamo più o meno coetanei e iniziamo già a prendere consapevolezza e coscienza che non è tutto eterno, da qualche parte bisogna dare maggiore attenzione, io sto scoprendo ora di avere muscoli che non immaginavo di avere, come nel sentirli, quando faccio determinati esercizi scopro che, aspetta un attimo, avevo anche questi muscoli, sì, veramente, uno, e due, tu hai detto, perché il tema di oggi è voglio essere tonica già con quest'estate. E sei stata molto onesta che è vero che se in un corpo siamo stati per 9, 10, 15 anni in un determinato corpo, peso, forma, non è salutare e neanche naturale ed è possibile raggiungere, perdere quei 9 o 10, 12 kg in questi 2 mesi, perché l'estate è qua. Ma la cosa interessante che hai detto è che iniziamo a trasformare, iniziamo a cambiare. A che età? A tutte le età. Cioè io mi vedo anche a 90 anni a fare gli esercizi a tonificarmi. Voglio la tua conferma come personal trainer. E la seconda cosa, è vero che non potranno perdere tutti questi chili, ma se dovessero mettersi a lavorare quotidianamente, perché i tuoi programmi possono essere realizzati quotidianamente, con un intervento di 20 minuti concentrati, molto efficaci e efficienti, da lunedì a domenica, da lunedì a domenica, possono raggiungere reali risultati tra un mese e due? Assolutamente sì, sempre guardando di fronte alla persona che ho. Tutte, 100% delle donne, se cominciano a fare attività fisica adesso, arriva ad agosto che ha un fisico completamente diverso. Poi vado a vedere se io ho solo bisogno di perdere alcuni centimetri di pancia. Io ho un'altra allieva, la Manuela, che in 15 giorni ha perso quei 2 centimetri e la sua pancia è cambiata tantissimo, in un modo incredibile. In 15 giorni, quei 2 centimetri lì, vroom, un cambiamento pazzesco. Cioè, lei adesso è pronta per andare al mare senza pancia praticamente. Sapete, per cui dipende da dove io parto, se comincio ad agire subito, sicuramente quest'estate ho un fisico diverso da quello che io sono adesso. Certo, io ho anche degli allievi, io così come ho degli allievi, come ad esempio la Lucia, una delle mie allieve, è arrivata da me e mi fa: Elaine, voglio solo tonificare, perché lei è arrivata già magra, perfetta, e aveva semplicemente i muscoli molli che dovevano diventare tonici. È ovvio che io con un allenamento così, con un corpo già così che deve solo tonificare, assolutamente in un mese è già tutto cambiato. Lei mi diceva, io Elaine, quando faccio la doccia vedo già che ho un corpo diverso, è incredibile. Ma cosa succede se io invece ho tanto grasso da smaltire, da eliminare?
Il fatto è che quando io ho un estratto di grasso sul muscolo, io vado a lavorare sulla tonificazione, no? Quindi sotto, faccio sempre l'esempio degli addominali, perché gli addominali sono un po' dolenti un po' per tutte, no? Per cui io posso avere la mia parete addominale, la mia muscolatura addominale tonica, ma se il mio percentuale di grasso è ancora forte, alto, grande, un percentuale ancora alto, ci sarà sempre un estratto di grasso che non fa ancora vedere quella mia muscolatura tonica. In questo caso, quando questo percentuale di grasso è così alto, io ovviamente devo continuare a lavorare in un certo modo per far sì che il mio metabolismo continui ad essere sempre attivo a consumare quel grasso in più per diminuire il percentuale di grasso. E quindi man mano che i miei muscoli diventano tonici, io vado a eliminare il grasso corporeo anche proprio per quel motivo che ti dicevo alla fine, perché io faccio un allenamento breve ed intenso, il mio metabolismo si alza tanto e a volte fino a 48 ore dopo quell'allenamento io sto ancora consumando il grasso perché sto facendo quel lavoro di supercompensazione dopo la ginnastica. E per cui in base a come io parto adesso è assolutamente realistico dire che io posso arrivare a quest'estate con un fisico completamente diverso, molto più tonica e molto più bella. Anche chi ha tanti chili da perdere, se tu immagina che comunque io tra 2 mesi posso avere già X centimetri di pancia in meno, non lo so, mediamente le mie allieve perdono 5, 7 centimetri ogni 2 mesi, così media, poi c'è chi ne perde molto di più e chi magari rimane un po' sotto. Per cui tendenzialmente anche io posso dire che io magari non raggiungo già il mio obiettivo di forma fisica ad agosto, ma posso arrivare ad agosto con un fisico completamente diverso, molto più tonico, più snello, più sciolta, più bella, più felice, con un'autostima lassù perché vedo che mi sto regalando ogni giorno del tempo per me, insomma, faccio delle cose per me e mi sento immediatamente meglio. Line, guarda quanti cuori, le ragazze ti scrivono be bella spiegazione, è veramente unica, guarda, mi innamoro sempre di più, sempre man mano ti conosco e devo dire, ecco, volevo dire che tu lavori principalmente quasi al 100% online, corretto, correggimi se sbaglio, e due, quindi tu trovi un percorso anche individuale, oltre i programmi base per disponibile per tutti, quindi tu fai lavoro online, lavoro oltre che di gruppo, oltre che prodotti pronti, anche percorsi individuali. E ecco la terza domanda. Sappiamo benissimo che l'alimentazione incide moltissimo e deve andare a pari passo. E nel tuo modo di lavorare, dai qualche raccomandazione, suggerimento? C'è un programma incluso? È una cosa a parte? Cioè, oppure tu ti focalizzi completamente sul lavoro, mente e corpo, anima, mente e corpo qua? Esatto. Allora, Tati, sì, l'alimentazione è molto molto importante. Infatti io tendenzialmente suggerisco l'alimentazione. Ci sono tante cose che io ci tengo molto a sottolineare alle mie allieve, perché il corpo deve essere ben nutrito e ben idratato e avere anche la giusta e riposare. Cioè devo dormire, devo mangiare bene e devo bere tanto. Perché il corpo per realizzare quello che tu gli chiedi, nel caso che sia diventare più tonico, che sia dimagrire, deve avere la sua benzina, no? Deve essere pronto, deve avere il carburante necessario che gli servirà per realizzare quelle cose che gli chiedi. Infatti, a volte succedono appunto che queste donne cominciano a fare ginnastica, 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 ma non bevono, non mangiano, non nutriscono il corpo. Per cui anche il fatto di dimagrire, anche di diventare più tonico, lui è vero, gli stai dando lo stimolo, ma non riesce a fare quello che gli chiedi, perché serve anche tutto un altro contesto dietro. Ci sono tante cose che vanno messe insieme. Tutte cose semplici, piccoli accorgimenti di bere più acqua e soprattutto per quanto riguarda il mangiare, il cibo, quello che io dico alle mie allieve
Io domani sera farò una diretta anche con una nutrizionista proprio per parlare di questo. Quando io voglio dire alle mie allieve di cosa mangiare, io punto sui nutrimenti. Nutrirsi, la parola chiave è nutrirsi. Perché a volte le ragazze hanno la fame nervosa? Non è l'unico motivo, ma questa fame nervosa, questo bisogno continuo di mangiare, mangiare. E a volte perché il corpo è disidratato, per cui sa che nel cibo c'è dell'acqua anche, per cui ha questo stimolo di mangiare, voler mangiare, oppure perché è un corpo che ha bisogno di nutrimenti e quindi continua a dare anche questo stimolo della fame, di aver bisogno di nutrirsi, di mangiare. Il fatto è che poi, per compensare questa voglia di mangiare, mangiare, si va a mangiare delle cose che non sono poi così tanto nutrienti, non bevo l'acqua che mi basta e continuo ad avere questo stesso stimolo e continuo a voler avere questa voglia di mangiare, e mangio, mangio, mangio cose che non mi danno quello che avrei dovuto avere. Per cui è importante proprio il nutrimento, nutrirsi. La parola chiave per me è il nutrimento, dare al tuo corpo quello che lui ha bisogno per realizzare le cose che tu gli chiedi. Poi ti rispondo anche alla domanda dell'età, che assolutamente sì, non c'è l'età. Se arriva da me una donna di 80 anni, è chiaro che io non gli faccio fare un allenamento su e giù, salto, corro, mi sdraio e mi alzo. In base al suo fisico, gli do quell'allenamento che va comunque a tonificare i suoi muscoli. E pensate, più vado avanti con l'età, più ho bisogno di fare attività fisica. Perché? Perché tendenzialmente, che cosa succede? Fino ai 20 anni il mio corpo sta migliorando, no? Vuole raggiungere l'apice, proprio wow, il meglio possibile. Dopo, dai 20 ai 30 anni, vado nella fase di mantenimento. Dopo i 30 anni, ahimè, comincia già la fase di comincio a perdere, qualcosa. Dai 40 in su vado a perdere ancora di più e poi insomma si va verso la vecchiaia. Per cui è molto importante, qualsiasi età sia, se io ovviamente comincio dai 30 anni ancora meglio, dai 35, dai 40, non importa quando comincio a fare attività, ma ho bisogno di farla perché vado a tenere a bada proprio questo invecchiamento fisiologico, mi mantengo più giovane, cioè l'attività fisica mi aiuta a mantenere il mio corpo più giovane, a mantenere l'età per una serie di motivi. Sto pensando adesso che ho un sacco di clienti che non parlano italiano e che effettivamente proprio recentemente è emersa la domanda dove vado, da chi vado. E Elaine, oltre a una nutrizione corretta di micro e macro indichi anche supplementi. Valeria, Valeria. Adesso, abbiamo ancora 6 minuti, quindi adesso prendiamo del tempo a rispondere, se riusciamo in line a Valeria, se no in privato le puoi scrivere, come preferisci tu se ce la fai. Due, mi è venuta un'idea. Coloro che non capiscono l'italiano, non sanno parlare l'italiano, secondo te potrebbero fare corsi con te perché tu... No, tu devi spiegare perché hai tanti video, lo so che hai formato video, ma non è sufficiente per poter seguire un programma. È una domanda. Tendenzialmente gli allenamenti tutti li possono seguire perché mi vedono e poi per gli approcci particolari, per gli approcci one-to-one per capire chi sei, cos'è il tuo obiettivo, così vado in inglese quando serve. Infatti qualcuno ogni tanto mi scrive in inglese. Tendenzialmente sì, tutte possono fare. È chiaro che io quando faccio un allenamento parlo tantissimo durante gli allenamenti, no? Sono 20 minuti in cui io parlo in continuazione, per cui tengo alta dal mio punto di vista la motivazione, perché dico anche delle cavolate se si può. E per cui diventa una lezione un po' divertente in cui le mie allieve mi dicono: caspita, Elaine, mi sembra di essere lì vicino a te, mi motivi ogni giorno. C'è anche questo aspetto, ovviamente, che la voce, il suono della voce fa che quando ho delle straniere
che si allenano con dei video in italiano non hanno questo, non capiscono le cose che dico, ma gli allenamenti sì, assolutamente tutti possono seguire. Rispondendo alla domanda della Valeria, per quanto riguarda il nutrimento, no, i supplementi, no, io non do indicazioni di supplementi perché è una cosa molto particolare. A volte ci sono persone che hanno bisogno di qualcosa in più, altre no, delle vitamine in più, delle vitamine no. Io tendenzialmente lascio tutto l'aspetto dell'alimentazione nelle mani dei nutrizionisti, dei medici, di quelle persone che lo fanno bene, che sanno fare bene il loro lavoro. Io appunto cerco di fare Questo bene il mio impegno. è etica, questa è professione e mi piace molto. Elan, noi dobbiamo concludere per salvare con successo questa meravigliosa live. Ti aspetto presto, presto, presto ancora. Grazie, Grazie, grazie a tutte. grazie. Super, super. Un Grazie, bacio a grazie a tutte. tutti, buona continuazione. Ciao, grazie, Tati. Ciao, ragazze.